Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi un'amica di Milano News, Greta Galli. Ciao Greta! Buonasera a tutti, grazie mille dell'invito, è un onore essere qui. Dico amica perché per chi non avesse ancora avuto modo di vedere, ma in realtà secondo me tanti nostri spettatori già ti conoscono, abbiamo parlato della tua esperienza che oggi ritrattiamo nuovamente con Ma che razza di umani. E quindi mi piacerebbe che riportassi di nuovo un po' su questi schermi un po' della tua esperienza, perché sei conosciuta, così introduciamo un po' l'argomento dei Lego. Allora, io sono Greta Galli, ho 17 anni, studio informatica e telecomunicazioni. Nel tempo libero mi diverto a giocare con la robotica, a programmare e giocare soprattutto con i Lego. Sono la mia più grande passione fin da quando sono piccola e la mia particolarità è che nel 2018, quando avevo 15 anni, ho costruito una protesi, una mano robotica fatta interamente di mattoncini. Quindi dopo averla pubblicata sui social, questa mano ha fatto un successone assurdo e oramai sono conosciuta praticamente, non dico in tutta Italia, ma poco poco ci manca. Sì, anche perché diciamo che è una cosa innovativa, ma ripercorriamo un po' insomma la tua storia, perché questa mano robotica, che ricorderai si chiama Cyborgre, ha una particolarità, che cioè costruita con dei mattoncini un po' diversi dal normale, però lascio a te la parola che sicuramente te ne intendi molto di più. Allora, io ho scoperto la passione per i mattoncini a 4 anni, quando mia zia mi aveva regalato una scatola di Lego Duplo, i Lego quelli grandi per i bambini. Sì. Ho sempre iniziato a giocare con i mattoncini, non l'ho mai smesso, e mano a mano costruivo cose varie eventuali. A 11 anni, ad evento Lego, ho scoperto il Lego Mindstorm, che non è altro che il Lego robotico, quindi pezzi Lego Technic uniti a dei motori e dei sensori programmabili per creare dei robot in casa. Allora, di conseguenza, ho fatto un corso quel pomeriggio, ho scoperto come funzionava, come non funzionava, l'ho chiesto il regalo per Natale ai miei genitori. A 11 anni, 12 anni ho ricevuto questo Lego in regalo per Natale e ho iniziato a costruire con quel Lego lì. Ho fatto di tutto, avevo fatto un serpente, avevo fatto un ragno, una chitarra, avevo fatto una macchinina che ti portava in giro il telefono per far schiudere le uova di Pokémon Go, avevo fatto veramente di tutto. Ma la cosa più interessante che ho fatto in questi 18 anni di vita, in questi 7 anni che ho conosciuto il Lego Mindstorm, è appunto Cyborgre, che è la mia mano robotica. In poche parole, la sua caratteristica qual è? È costruita interamente sul mio braccio, quindi è a grandezza del mio braccio. Ci sono 4 sensori e 4 motori, ci sono 4 dita indipendenti, e i 2 sensori sono 2 di pressione, quindi sono banalmente dei pulsanti che quando premi chiudono le dita e quando li rilassi ne riaprono. E gli altri 2 sensori sono di colore perché rilevano il rosso del vaso sanguigno del dito. Quindi quando vedono il colore rosso chiudono le altre 2 dita e poi le riaprono. Nel frattempo sta andando il video, quindi comunque stiamo vedendo la mano come è fatta, anche se Greta ci ha comunque perfettamente descritto il suo funzionamento. E diciamo che tu sei andata così oltre quelle che poi erano le possibilità descritte sul manuale Lego praticamente, hai messo un po' la particolarità che poi ti ha portato anche, vediamo, ad avere dei premi, a partecipare a dei concorsi molto interessanti e sicuramente incentivanti per ragazzi della tua età, questa tua capacità di leggere un po' tra le righe, andare oltre. Esatto, io praticamente quando dico a una persona Lego, le persone vanno sempre a pensare alla casa, all'automobile, all'aeroplanino, quelle cose diciamo un po' basi. Nessuno andrebbe mai a pensare che con i Lego puoi crearti una protesi vera e propria. Quindi già quando faccio vedere la mano mi guardano tipo, ma è davvero Lego? Poi toccano, comprendono che è veramente Lego e si convincono. Il particolare è questo, io l'ho presentata sui social, l'ho mandata su un gruppo A, un gruppo di adulti fan dei Lego. L'ho mandata così a casissimo, non avevo nessuna speranza, cioè andava, non andava, non me ne fregava. E ha ricevuto un casino di complimenti, davvero è stata accettata veramente da tutta Italia, da tutti i fan. Poi ho iniziato a portarla in giro durante vari eventi che si fanno Lego la domenica, il sabato, un po' per tutta Italia, più che altro ho fatto il nord Italia. E a novembre del 2018 ho partecipato a un concorso di robotica al Politecnico di Milano, che si chiama Coolex Project. Non l'ho vinto, ma sono arrivata a seconda. Questo mi ha permesso di partecipare all'internazionale a maggio del 2019. Sì, non l'ho vinto, però ho conosciuto il designer del Lego che mi ha fatto i complimenti di avere un designer del
la Lego. Anche perché comunque Greta, diciamo che sicuramente è un cool project il tuo, anche perché se tu parli di protesi, comunque agli occhi di tutti una protesi è molto costosa, invece mi puoi spiegare che una protesi fatta con i Lego ha anche un costo molto ridotto e può essere comunque insomma, raggiungibile dai più. No, Quindi esatto, più che altro il problema delle protesi qual è? Se tu vieni amputato e ti manca, ad esempio, prendiamo il braccio, ti manca il gomito, hai un problema che la protesi co ti costa già maggiormente. Se invece hai il gomito, la protesi costa già di meno. E un altro problema a cui nessuno va a pensare è la crescita delle persone. Essere amputati in età adulta è completamente diverso rispetto a un bambino che nasce già senza un braccio da piccolo. E con un bambino che nasce senza il braccio, la grandezza del suo braccio da piccolo non è per niente uguale a quella che ha un adulto. Comunque nel corso degli anni dovrà avere più protesi, mentre con la scusa di usare dei mattoncini Lego con un prezzo massimo di 400 euro, che ognuno si può costruire su di lui a suo piacimento, del colore che vuole, come gli piace, della forma che le piace, secondo me è una rivoluzione. sì, ecco, questo è un aspetto che mi interessa. Tu hai avuto modo di avere un contatto con qualche bambino che ha visto la protesi e si è, insomma, trovato interessato, anche un po' affascinato da questo gioco utile? Sì, a un evento a Bergamo a novembre del 2019, quindi lo scorso novembre, ero lì, stavo esponendo la mano come normalmente, ed è arrivata questa famiglia con un bambino nato senza braccio. Quando ha visto la mano fatta di Lego, era lì tipo: mamma, devo andare a casa a farla. Cioè, queste sono state le sue parole, e sono state forse il riconoscimento più grande di qualsiasi premio che ho vinto. Cioè, vedere un bambino piccolo che prende speranza da un progetto che ho fatto io, che vuole andare a casa a rifarlo, è una cosa incredibile. Poi comunque ho avuto modo anche di parlare con David Aguilar, che per chi non lo sapesse è un ragazzo spagnolo che ha un anno o due in più di me, che lui anche lui è nato senza braccio ed è stato il primo a farsi la protesi completamente di Lego. Ho avuto modo di parlare anche con lui, presentarmi il mio braccio, lui mi ha presentato il suo e tutto. Quindi diciamo che la tua scoperta, la tua innovazione ha avuto anche la capacità di farti incontrare persone, insomma, speciali, nel senso che avete messo insieme un po' la vostra testa, al di là dei confini linguistici nazionali. Hai avuto modo di capire qual è il riscontro, al di là dei riconoscimenti che mi hai detto di aver ricevuto, che sono sicuramente il Coolest Project e poi quelli ricevuti anche quest'anno. L'incontro con gli altri sicuramente è stato molto, molto interessante e impattante. Questo è un Sì, po' quello che può essere un influencer. che affrontano questa problematica puoi comunque chiedergli un loro parere. Cioè, alla fine io posso immedesimarmi in una persona che ha bisogno di aiuto, ma non riuscirò mai a immedesimarmi al 100% con una persona che è nata senza braccio, che vive tutta la sua vita senza braccio. Quindi Certo. anche il fatto di parlare un attimo con loro ti dà uno spunto per migliorare il tuo progetto di nuovo. Sì, capiamo anche che quello che è partito come un gioco, come un'esperienza, poi in realtà è risultato essere un qualcosa di non solo utile, ma anche divertente, perché se pensiamo al rapporto con i bambini, insomma, ti fa capire quanto sei riuscito ad andare oltre, comunque con un atto per te molto semplice. Esatto, anche perché quando vado in giro per gli eventi, i bambini quando mi vedono è tipo: oh, ma è Iron Man! Cioè, E beh, mi ha immagino. fatto come un supereroe, ciao, posto, persi nel nulla. Vabbè, chissà che Cyborg non possa essere poi un personaggio del fumetto, di qualche fumetto futuro. Potrebbe essere un'idea. Ma Vedremo. tra l'altro, spieghiamo anche un po' al pubblico perché questo nome. Allora, il nome nasce semplicemente perché io sono una fan dei Teen Titans Go, che è un cartone animato che va in onda oramai da anni, e tra questi supereroi c'è appunto Cyborg, che è un mezzo umano, mezzo robot, e si chiama Cyborg, quindi avevo dato inizialmente il nome Cyborg. Poi volevo renderlo un pochino più personale e ho attaccato in fondo Gre, che non è altro che l'abbreviazione di Greta, quindi del mio nome, ma la particolarità è che al posto della E c'è un 3 che si legge comunque come E. Semplicemente perché il Lego Mindstorms EV3, che è il set da dove è stata costruita Cyborgre, ogni suo progetto viene nominato con una E al suo interno, scritta come 3 per richiamare il modello del mattoncino. Quindi unire tutta sta cosa, alla fine esce Cyborgre. Giustamente, tu aiuti a semplificare il tutto, perché comunque ci sono un po' di significati al di sotto di questo nome. Se guardi bene che mondo ci hai spiegato solo con un semplice cyborg, ecco. Ma quindi, insomma, Esatto. quest'anno
in realtà non ho particolare, per questo che siamo distanti, non riusciamo a essere in presenza, a parlarci qui dallo studio, però il 2020 ha portato un po' di novità per quanto ti riguarda e non mi riferisco solo ai premi che mi piacerebbe menzionassi, perché sicuramente sei orgoglio per il tuo paese, ma anche poi parliamo della situazione social che ad oggi sicuramente ha un risvolto molto molto interessante. Allora, io a fine del 2019 sono stata candidata per vincere la benemerenza civica a Fagnano Lona, che è il mio paese dove vivo, dove sono nata e tutto, e a gennaio 2020 mi è stata appunto conferita questa benemerenza civica, che per chi non lo sapesse, ogni comune ne conferisce tre, mi sembra, all'anno, poi dipende sempre dalla grandezza del comune, a tre persone o tre società del comune, che ci sono maggiormente fatte vedere durante l'anno per impegni sociali, per il civile o cose simili. Quindi essere tra, diciamo, i primi tre cittadini del 2020 è già qualcosa di assurdo. Inoltre mi ha fatto anche piacere ricevere una targa da parte delle mie insegnanti delle scuole elementari e delle scuole medie, sempre di Fagnano, che mi hanno vista crescere in questi anni, dove in questa targa mi facevano i complimenti per tutto quello che avevo fatto e che ero andata con i miei sotto, con i miei mattoni. Mentre poi, il 2020 è stato un anno un po' complicato per tutti, causa quarantena, Covid, eccetera, e diciamo che comunque la cosa che ci teneva più uniti era proprio, anche vedendo come si è rivoluzionata la scuola tramite i social, tramite le videochiamate, le videolezioni, i social hanno avuto un incremento assurdo. E tra i vari social, quest'inverno, ad aprile, marzo-aprile, ho voluto provare TikTok, era quello che andava più di moda, ho iniziato ad essere un utente passivo, quindi guardavo solamente i video. Poi verso la fine di marzo ho detto, ma proviamo a pubblicare qualche video. Ho pubblicato un video ignorantissimo, stupidissimo, in cui ma un paese con tante cose ha fatto successo e adesso sono a 49.000 follower e io i miei video che pubblico quasi giornalmente, quindi vedete sempre come riesco, come non riesco. Parlo di elettronica, robotica, informatica, insomma, quello che faccio. O seguo anche i trend, però li rifaccio a modo mio, tipo seguo i trend con i robot, ma dietro di me c'è il robot che Ecco, con quanto ci hai detto, secondo me abbiamo un po' di spunti che mi piacerebbe trattare con te, perché intanto tu sei la ragazza che agisce per eccellenza. Ci abbiamo visto, hai preso i mattoncini, ne hai fatto un qualcos'altro, hai avuto il blocco scolastico e tu, vabbè, perché non mi avvicino ai social in un altro modo? E l'hai fatto passando sempre per le tue passioni. E questa cosa secondo me è molto interessante perché sicuramente adesso ci spiegherai il rapporto con i social. Mi piacerebbe un po' capire queste tematiche nel mondo social, soprattutto trattate da una ragazza. Se hai trovato delle differenze, se in quanto donna questa cosa ha avuto, non so, forse qualche difficoltà o qualche forse difficoltà nell'essere capita dagli utenti, o se effettivamente è stato un trampolino di lancio o qualcosa di molto più innovativo per quanto ti riguarda. Allora, diciamo che il pubblico dei social in questo campo si differenzia in due. Chi è moderno e mi vede come una ragazza qualsiasi a cui piace la programmazione, che cerca di portare questo nuovo mondo, che spesso i bambini ignorano, perché magari adesso i bambini di 10-11 anni preferiscono usare il telefono per guardare video ignoranti, piuttosto che magari dedicarsi a qualcosa come possa essere la lettura, come possa essere programmare un robot o imparare qualcosa tramite appunto i social, perché anche su YouTube oramai esistono tutorial di qualsiasi tipo. Quindi c'è questo mondo moderno che mi fa i complimenti comunque per quello che sto portando avanti, alla mia età, per quello che faccio tutto. E c'è il mondo un pochino più razionale, che rimangono sull'antichità, della serie una ragazza col computer non sa programmare, come una donna al volante è pericolo costante, più o meno la Vero. vedono alla stessa maniera. E c'è chi mi critica anche perché, tipo la mano, cyborg, si programma a blocchi, ma non perché non so programmare gli altri linguaggi più avanzati, ma perché è proprio il codice di programmazione della mano. E molti mi insultano perché dicono che la programmazione a blocchi non è programmazione, ma è come dire che la pasta al pomodoro non è pasta. Stessa Ok. identica cosa. Mi stai tirando fuori, okay, degli aspetti interessanti perché mi dici i social sono molto utili e tu ci insegni che attraverso i social comunque si possono scoprire mondi diversi. Però mi sembra assurdo il fatto che tu stia trovando anche degli haters, quelli che possiamo chiamare così, per quanto riguarda i linguaggi di programmazione. Questa cosa mi sembra veramente assurda, ma come si rapportano con te? Cioè, come vivi tu questa esperienza? La Ma trovi guarda, allora, negativa? Cioè, sinceramente ti. dipende. Alcuni mi fanno anche dei commenti talmente ignoranti che sbagliano magari anche a scrivere in italiano. Ecco.
Io li riprendo, li faccio ironici e faccio milioni di visualizzazioni sui video. Brava. Tipo una volta avevo postato una macchinina che seguiva una linea nera, quindi una macchinina che va col sensore di colore, e un utente mi ha scritto sotto, molto utile direi. Io gli ho risposto con un video dove questa macchinina mi portava la carta igienica in bagno quando finivo la carta igienica. Sei Quel grande. Video ha fatto più successo di quello prima. Beh, vedi, questa è un'arma sicuramente utilissima perché ci stai guardando, perché comunque non tutti sono come te, non tutti hanno la forza di ribaltare poi la situazione. Cioè, tu tratti di argomenti utili. E ti dirò di più, il fatto che tu sia una ragazza giovane, secondo me ad oggi può portare un messaggio fortissimo. E non solo te ne freghi di quanto ti dicono, cerco di anch'io di arrivare al tuo slang, ma tra l'altro dimostri quanto sia inutile buttare dell'odio laddove in realtà stiamo condividendo interessi, scoperte. No, esatto, allora più che altro a volte trovo anche dei commenti abbastanza pesanti, che a volte ignoro completamente, però a volte non li passo proprio inosservati, in alcuni rispondo, gentilmente ma rispondo. Tipo mi ricordo uno, per esempio, mi aveva criticato quest'estate che avevo sulla mascherina solo sulla bocca con fuori il naso, ma ero comunque all'aperto, e all'aperto, se c'era il metro di distanza e tutto, non era obbligatorio neanche tenerla. E questo qui mi aveva criticato che la mascherina dovevo tenerla anche all'aperto, e dico, c'è un decreto, segui il decreto, non è che mi sto inventando le cose. Però anche da quel punto di vista ci sono molte persone che offendono e non riesco a capirlo sta cosa, cioè io spesso faccio l'utente passivo sui social, guardo solamente i video o le foto che mi interessano. Se trovo un argomento che non mi interessa, non sto lì a criticarlo, a criticare, certo. Magari anche se trovo un cantante che ha fatto una canzone di un genere che non mi piace, semplicemente passo quel contenuto e non lo guardo. Allora, però ci sono persone che infieriscono e commentano tutte quelle foto, però non sanno che a volte le parole fanno molto più male di qualsiasi altra cosa. Sì, anche perché bisogna avere rispetto di chi è dall'altra parte, perché una frase che abbiamo sentito spesso, non conoscendo l'altro non possiamo sapere con esattezza quali tasti stiamo andando a toccare. Ma allora ti propongo una cosa, guardiamo il tutto in un'ottica positiva. Secondo te, che differenza può portare in un mondo come quello di oggi, in cui la connessione è iper, appunto, parliamo di un'iperconnessione, una connessione molto estesa, che differenza può fare a vedere una ragazza che porta le tue passioni, i tuoi interessi sui social? Secondo te puoi avere un'influenza positiva? Puoi magari, non so, invogliare altre ragazze a seguire delle passioni che potrebbero invece ritenere solo prettamente maschili? No, allora, io penso proprio di riuscire a invogliare delle ragazze, ma anche perché alcune mi hanno proprio scritto, ma non solo ragazze, anche ragazzi, ne riesco ad invogliarne molti più ragazzi, logicamente. Però molti mi scrivono magari su Instagram dicendomi, ho visto un tuo video dove giocavi con i robot, mi è venuta una voglia assurda di comprare un robot, cercare di capire come funziona e cercare di appassionarmi a questo mondo. O alcuni mi scrivono anche per iniziare a programmare da dove possono iniziare. Io do sempre il consiglio di alcuni siti che sono gratuiti da dove si può iniziare, giusto per capire se qual è la strada che fa per loro o non è la strada che fa per loro. Io mi interfaccio tantissimo a queste persone, anche perché oramai viviamo in una società che sta cambiando mentalmente tantissimo e cose che fino a quando io ero piccola erano viste sbagliate, tipo io quando ero piccola che ho imparato prima ad usare un martello, un trapano che a parlare, venivo visto sbagliata perché magari non mi piacevano le principesse, non mi piacevano i vestiti, non mi piaceva truccarmi e mettermi lo smalto, che non mi piace ancora adesso, ma sono dettagli. Io venivo vista sbagliata. Però adesso, io che porto questi messaggi, che anche durante i video non mi vesto bene, non mi trucco, non mi sistemo i capelli, non faccio nulla, ma perché voglio far vedere quello che so fare, quello che voglio trasmettere, molte persone mi stanno prendendo d'esempio, alcune mi seguono, ma non perché voglio lanciare un nuovo trend, non curiamoci, non facciamo niente, ma perché semplicemente ci sono degli standard troppo alti o delle ideologie troppo sbagliate che vanno un attimo abbattute. Non è che se tu nasci femmina devi essere per forza quella che da grande si trucca, si veste con i vestiti, si mette lo smalto e gioca con le principesse. Puoi anche giocare al piccolo meccanico, ma come anche dall'altro lato, non è che se nasci maschio da grande devi per forza fare il meccanico. Da piccolo puoi giocare anche con le principesse, nessuno vieta niente. Però ci sono delle ideologie ancora fin troppo sbagliate anche in questo periodo. Brava, mi è piaciuto molto questo discorso, questo sipario, anche perché tu non è che ti vesti male o ti vesti diverso, ti vesti come vuoi.
che questa è la sottile differenza e mi piace molto sentirlo da una ragazza di quasi 18 anni, perché tra un po' sarà il tuo compleanno, perché ci ricorda e fa ricordare anche quelli più grandi che a volte perdono un po' di vista questo concetto che comunque si è teste pensanti ed emotive, e non, questo, il fatto di avere 18 anni non è riduttivo. E sicuramente il sentire una ragazza che comunque ha una forza d'animo magari molto più evidente rispetto a tanti altri, per carità, che però riesce a essere se stessa davanti a dei mezzi che potrebbero invece mettere in difficoltà, ha tutto il sapore di un messaggio positivo. Quindi io sono pro, perché hai ragione quando parli di eccesso di messaggi che più che sbagliati, appunto, che cercano di standardizzare tutti, come se tu adesso imponessi a tutte le tue amiche e tutti i tuoi amici di diventare come te, appassionarsi alla robotica. Io Non ci personalmente non ne provo. sarei molto capace, quindi verrei tagliata fuori. No, vabbè, ma ognuno ha delle passioni, cioè ad esempio a me leggere non piace, lo dico proprio chiaramente, io se mi date da leggere un libro faccio una fatica assurda, però so che c'è gente che passerebbe le giornate intere sui libri e qual è la loro passione, ma nessuno può giudicarli per la loro passione, se loro si trovano bene a fare quella determinata cosa. Io mi trovo bene a giocare con i robot come qualcuno si trova bene a fare sport, qualcun altro si trova bene, non lo so, a fare esperimenti del piccolo chimico in casa. Sono tanti aspetti che ognuno di noi ci rendono particolari e Magari quindi nulla, lanciamo ci questo sta messaggio. bene, però per il resto si te stesso e via. Brava, mi piace. Aspetto un prossimo video con questo lancio, con questo messaggio. Tra l'altro, Greta, prima di salutarti, mi piacerebbe sapere, perché secondo me anche questa cosa ci interessa, cosa ti piacerebbe fare da grande? Perché mi sa che puoi fare tante cose, però se c'è un qualcosa che ancora non hai esplorato del tutto. Allora, a me da grande piacerebbe lavorare in MotoGP come meccanico, comunque dentro in quel mondo lì, che sia la MotoGP, la Formula 1, Moto 3, Moto 2, insomma, il mondo dei motori. E per farlo ho già trovato, tra virgolette, la mia strada, che sarebbe andare al Politecnico di Milano, studiare ingegneria meccanica e poi entrare nella loro squadra motociclistica. Il problema è che adesso c'è il muro davanti perché io sono in quinta superiore. E devo fare i test d'ingresso per l'università. E i test d'ingresso per l'università sono veramente dei muri da superare. Quindi se supero quello, il sogno si realizza. Però devo riuscire a superare quello. Allora, diciamo che speriamo che i sogni si realizzino in ogni caso, che non ci siano dei grossi muri insomma, da superare. Però effettivamente è così, i test universitari ad oggi possono rappresentare un blocco per molti studenti, però forse possiamo anche in questo caso lanciare un messaggio che sensibilizzi un po', che la passione a volte è molto più forte di quello che è una competenza di questi test che non sempre però rispecchiano quelle che sono le competenze effettive o quello che poi si può raggiungere successivamente. No, esatto, anche perché te lo dico chiaramente, tanto non ho vergogna a dirlo. Io il test d'ingresso per il Politecnico l'ho già dato 3 volte e ho fallito tutte e 3 le volte, ma proprio per 5 punti, cioè 2 domande praticamente. E adesso lo ridarò la quarta volta e ci riproverò fino a quando non c'entra, anche se non dovessi entrare quest'anno io vado a fare un'altra università e poi faccio il cambio, rifaccio il test. Io al Politecnico ci devo entrare. Brava, e tu ci entri al Politecnico, vai! Quindi, Greta, io ti È vero. ringrazio. Sicuramente digitando il tuo nome ti si può ritrovare sui social. Abbiamo detto che hai un canale YouTube, sei su TikTok, sei su Instagram, ma sui nostri schermi ti si può trovare. E colgo l'occasione quindi per ringraziarti nuovamente e per augurarti un buon 2021 ormai a questo punto. Vediamo, grazie mille a voi per l'ospitalità e ci vediamo alla prossima. Non c'è due senza tre, diceva qualcuno, quindi siamo a due senza Sarà così, sarà così. Ciao Greta e grazie a tutti per averci seguiti. Ci vediamo alla prossima puntata. tre. Ciao.